Incredibile ma vero. Il mondo dell'immaginario, della fantasia fantastica, dell'altrove, trova un indirizzo eccellente anche sull'Appennino bolognese, in quelle di Riola dove si trova la Rocchetta Mattei, costruita a partire dal 1850 da quell'eccentrico gentiluomo guaritore che fu appunto il conte Cesare Mattei. Qui infatti praticava con successo cure omeopatiche per una clientela che ben presto diventò internazionale e si diede da fare anche nell'arredamento, stando stili diversissimi tra loro, in un connubio apparentemente strano, ma che aveva un guizzo estremamente originale, nell'intento proprio di dare forma e vita alla sua ideale ricerca dell'altrove. Ed è da qui che nasce il progetto La Rocchetta Incantata, dalla fiaba alla scienza nel laboratorio della creatività. Di che cosa si tratta e quali altri progetti la provincia sta prestando per un nuovo vigore delle tante risorse dell'Appennino bolognese? Punti interrogativi disseminati come vette in un itinerario che si snoda tra le vallate del Reno, dell'Idice, del Samoggia e del Savena. Ma rimaniamo ancora qualche istante alla Rocchetta Mattei, perfetta fusione di fascino, di paesaggio, suggestione d'atmosfera, avvicendamenti culturali. Qui, come si diceva, il conte Mattei liberò la sua eccentrica fantasia già nell'architettura. Strutture medievali di base, la Rocchetta è costruita infatti sulle fondamenta di un castello di Matilde di Canossa, merlature goticheggianti delle mura, cupole arabe, cortili interni che riproducono l'Alhambra di Granada. Simboli e richiami ovunque. Purtroppo i suoi successori, meno eccentrici ma anche meno sensibili, hanno lasciato degradare il castello, oggi ridotto in condizioni fatiscenti. Recuperarlo strutturalmente a livello funzionale è diventato il punto di interesse su cui ruota un progetto elaborato da un gruppo di esperti di diversi settori, Alfonso Gaggioli, Bruno Gamberini e Alessandro Tugnoli. Il progetto di restauro e riuso della Rocchetta la vara come un grande contenitore per il fiabesco ed il mito collegato alle più sofisticate tecniche informative, dall'adventure game al computer graphics. E questo per consentire al visitatore non soltanto di rivivere le vicende e le atmosfere fiabesche, ma anche di accedere ad una poderosa banca dati capace di soddisfare richieste e curiosità dei cultori dell'immaginario. Il desiderio che noi abbiamo in mente è quello di andare a realizzare un nuovo tipo di istituzione museale. Un nuovo tipo di istituzione museale che, anziché andare a ipotizzare la solita batteria di oggetti o di opere d'arte all'interno di un contenitore edilizio, fa sì che la funzione diventi essa stessa oggetto di rapporto diretto con l'utente. Quindi il discorso della fiaba, del mito, della leggenda è l'idea di fondo, ma si collega a un discorso più complessivo che investe l'intero discorso dell'immaginario collettivo. Ovviamente l'utenza principale sarà quella giovanile, quindi essendo un caso unico a livello non solo nazionale ma almeno europeo, almeno per quello che è a nostra conoscenza, noi crediamo che questo possa diventare veramente un luogo che ha al proprio interno una serie di funzioni estremamente moderne, ma che parte dall'idea di museo nel senso più tradizionale del termine. L'idea è affascinante, l'atmosfera c'è, tutte le cose sono al punto giusto, insomma gli ingredienti non mancano, però alcune critiche mettono in evidenza come ci sia il rischio di trasformare questo che tutto sommato rappresenta poi un monumento storico e un patrimonio in una specie di vallata estremamente fiabesca, spettacolare, dunque una specie di Disney dell'Appennino bolognese. Ecco, secondo lei riuscire ad ovviare a questo problema e a questa critica si può, si riesce? Diciamo che il nostro intento è esattamente quello di non trasformare questo luogo in una Disneyland italiana, perché ovviamente i doppioni non ci interessano. Noi abbiamo ipotizzato di fare quello che abbiamo definito istituzione museale, proprio perché riteniamo che in questo luogo, al di là
delle argomentazioni, o meglio degli argomenti che utilizziamo, sia possibile avere la fiaba, la leggenda, tutto legato all'immaginario, con un utilizzo che serve effettivamente anche alla formazione del giovane. Diciamo che c'è stato un certo arco di tempo in cui tutto quello che era legato alla fiaba e alla leggenda è andato un pochino nel dimenticatoio, credendo che fossero elementi sorpassati, anche proprio per la formazione del giovane. Questo discorso oggi come oggi viene completamente ribaltato e la stessa fiaba viene utilizzata fin dalla più tenera età proprio per incentivare nel giovane le capacità intellettuali e espressive del giovane stesso. A dimostrazione di tutti questi stili eterogenei messi insieme da questo straordinario Conte Mattei, ci troviamo sempre all'interno della Rocchetta Mattei in quella che è definita la riproduzione in miniatura del cortile della Alhambra, la famosa fortezza di Granada. Ecco, io volevo chiederle, questo senso spettacolare che emerge da questa rocchetta e anche dal vostro progetto, dalla vostra idea, pensa che possa essere un metro di soluzione anche di altre idee potenziali da varare, per ridare vigore all'Appennino in questo caso, ma anche per rilanciare alcune strutture culturali che altrimenti rischiano di appesantirsi sotto un involucro estremamente ufficiale, estremamente serio, serioso, monumentale? Io credo che le cose che lei mi stava sottoponendo debbano trovare complementarietà, perché non credo che sia possibile ripresentare progetti analoghi in altri contesti e specialmente all'interno di contenitori edilizi di tutt'altra categoria e fattezza. Quindi la spettacolarità credo che debba essere identificata in alcuni momenti all'interno dell'opera culturale di rivalorizzazione dell'Appennino, ma non possa essere riprodotta in tutti i casi, altrimenti rischierebbe veramente anche di far saltare quei pochi casi che invece hanno questa forza innovativa e forse potrebbero anche cambiare la logica di approccio al tema culturale tradizionale. Di immaginari altrove, cinema, televisione, fumetti e letteratura sono pieni. Basti pensare al mitico castello di Xanadu che dai versi di Coleridge è passato alle strisce di Mandrake, sostando anche nei fotogrammi del film Quarto Potere, celeberrimo, di Orson Welles. La rocchetta, perfetto esempio di troubadour quanto a stili architettonici, può diventare un nuovo tempio dell'altrove. Un progetto che guarda al modello francese di museo interattivo come quello della Villette a Parigi. Un progetto ambizioso e costoso, 24 miliardi, che richiede il coinvolgimento di enti e istituzioni, ma anche di sponsor privati. Primi passi sono già stati avviati. La stesura del progetto Fiaba, come elemento dell'immaginario, ha avuto l'apporto di Antonio Faeti e Cristina Gardi. L'Appennino da sempre è collegato alla tradizione, a quelle che sono le radici. Ecco, in che modo un progetto come questo, che possiamo definire anche abbastanza avveniristico, riesce a sposarsi con quelle che sono le radici e le tradizioni del bolognese? Direi che la stessa nascita della Rocchetta Mattei, da parte di chi a suo tempo l'ha ideata, giustifica questa nostra ipotesi di ripresentare questo luogo come un elemento che è al di fuori della pura tradizione della zona dell'Appennino bolognese ed è al di fuori come area di interesse della provincia di Bologna e dell'Emilia Romagna. Cioè, in altre parole, il Conte Mattei a suo tempo, ovviamente con i suoi mezzi e utilizzando una scienza per quei tempi abbastanza nuova, è riuscito a creare in questi luoghi un centro che era diventato pressoché mondiale. Uno dei tanti progetti, dicevamo, perché la montagna di Bologna è davvero incantata.
una provincia, 60 comuni. Di questi, quasi il 50% sono comuni appenninici. L'Appennino nella provincia bolognese rappresenta dunque una larga fetta, ma soprattutto rappresenta una risorsa da ridisegnare. Le motivazioni di interventi urgenti e ben progettati nell'alchimia dell'Appennino coinvolgono tre settori principali: l'ambiente, la cultura, il turismo. Proprio la settimana scorsa Bologna ha dedicato l'intera settimana ad itinerari e proposte nell'Appennino bolognese, voluti dalla provincia, dalle comunità montana numero 1 e dalla Camera di Commercio del capoluogo. Progetti in mostra. Si parla di persistente fragilità della montagna. Questi progetti, che per lo più sono inseriti nei piani integrati mediterranei, questi famosi PIM, e che poi seguiranno un iter con finanziamenti all'interno della Comunità Economica Europea, in che modo potranno irrobustire la montagna? Beh, intanto la montagna è, come dire, non è stata abbandonata, contrariamente ad altre zone, quindi ha una predisposizione ancora molto forte ad attività importanti. L'integrazione tra cultura, turismo e ambiente e forestazione. Questi progetti sono in grado di convogliare imprenditoria giovanile, forze pubbliche e private e forze della cultura, e quindi destando un interesse di carattere generale che non è limitato a un singolo paese attorno alla montagna, che è una risorsa straordinaria e poco conosciuta. Ecco, questi tre settori che si vanno ad integrare, quindi l'ambito relativo al discorso ambiente, il discorso culturale e il discorso turistico. Lei ritiene che il turismo sia un pochino a traino del rilancio degli altri settori o che possa avere una propria fisionomia collocata nel nostro Appennino? Il turismo in senso stretto forse si potrebbe pensare unicamente per il Corno alle Scale oppure per alcune realtà termali come Porretta Terme o Castel San Pietro. La mia concezione di turismo è un pochino più vasta. Penso che anche un'opportunità culturale forte possa convogliare gente e trasformarsi in opportunità turistica. Quindi c'è integrazione completa, non è il fanalino di coda. E la riscoperta di questa risorsa che è l'Appennino può portare un certo tipo di turismo non eccezionalmente elevato, non di grandi masse, ma molto intelligente e molto colto. In una documentazione sulla montagna, il presidente della provincia ha scritto che la montagna non ha più solo da chiedere, ma anche da proporre. Ecco, traducendolo in termini appunto propositivi concreti, secondo lei le proposte della montagna quali sono oggi come oggi? Beh, intanto sì, questo atteggiamento di richiesta, di rivendicazione da parte della montagna forse è esistito nel passato. Oggi mi pare che la situazione sia un po' diversa. La montagna offre parchi, acqua, risorse culturali straordinarie, per citare alcuni casi, dai borghi medievali, la Rocchetta Mattei, la chiesa di Alvar Aalto, e poi questa straordinaria trama, no, di resti che vanno dall'archeologia fino al Medioevo, fino al Rinascimento, alle grandi ville o ai centri storici. E offre, come dire, un polmone straordinario per la città, ed è quindi una esigenza che la città ha di avere come suo grande retroterra culturale ambientale la montagna. Quindi non è la montagna che richiede, ma è la montagna che è necessaria. Io lo chiamo bisogno di bosco, per intenderci con uno slogan. Progetti in mostra, e questo è il titolo dell'iniziativa, ha fatto un'ampia carrellata su quelle che sono le realtà risolte dell'Appennino bolognese, ma su quelle anche che sono le possibilità e potenzialità irrisolte della montagna. Ecco, qual è l'approdo culturale in questo senso, vale a dire nel risolvere le potenzialità irrisolte? Io direi che innanzitutto va rilevato un fenomeno di grande importanza, e cioè l'estrinsecazione in questa iniziativa di una grande capacità progettuale da parte dell'amministrazione provinciale di Bologna e della comunità montana. Si è dimostrato cioè che analizzando il territorio, le emergenze, non necessariamente le urgenze, si verifica una situazione di forte compatibilità con capacità progettuali non solo architettoniche ma anche di vocazione turistica e culturale di grandissimo rilievo. La capacità che hanno questi progetti di affrontare alcune prospettive concrete di attuazione, di restauro, ripristino e valorizzazione è di alto livello. Perciò l'approdo culturale è innanzitutto quello che
offre ai visitatori della mostra, agli interlocutori di questa iniziativa, una capacità di rappresentazione della realtà e delle sue ipotesi di sviluppo davvero notevolmente forte. Tra tutti questi progetti che poi dalla mostra andranno, si spera, all'attuazione, qual è secondo lei quello che dovrebbe essere privilegiato? Lo so che può essere una domanda un pochino imbarazzante, però tutto sommato ci si innamora magari di un progetto, di una zona, di una realtà. Al di là del fatto di dover essere al di sopra delle parti, la vocazione principale da risolvere. L'ha già detto lei, è difficilissimo fare delle scelte. Aggiungo un altro elemento, purtroppo le scelte sono già state fatte. Dai progetti che sono esposti in mostre di cui si discute in queste giornate sono esclusi dei fenomeni e dei fatti di rilevanza culturale ineccepibile, ma ovviamente non tutto può essere oggetto di progetto. Pensi soltanto, e forse questo è l'aspetto che anche per rispondere alla sua domanda può essere più curioso, io sono più innamorato di un progetto che non c'è ed è quello della salvaguardia ormai inderogabile di tutti quegli impianti storico-artistici che fanno riferimento alle chiese dell'Appennino bolognese che corrono dei rischi gravissimi in questi anni. Sicuramente il più affascinante è quello della Rocchetta Mattei, se non altro perché è esotico anche per chi si occupa di beni culturali. Il diritto dell'ambiente è quello che la democrazia non ha ancora assolto, affogata com'è tra la concezione del progresso come abuso dei limiti del progresso stesso e l'idea di un benessere sempre crescente. Allora, per l'ambiente occorre sacrificare il progresso? Io credo che valorizzare l'ambiente, difenderlo, conoscerlo, non è assolutamente alternativo a un problema di progresso, anzi è un fatto di progresso. Quale sarebbe il progetto che meriterebbe maggiormente e che darebbe di più, soprattutto in funzione turistica, al nostro Appennino? Ma è difficile essere al di sopra delle parti, io sono un montanaro di quelli proprio, sono nato lì, quindi è difficile distaccarsi da queste parti, è difficile anche stabilire una priorità perché i diversi progetti qui presenti, qui ne presentiamo solamente alcuni, ma questa è un'iniziativa sulla quale intendiamo poi proseguire anche negli anni prossimi, possono determinare delle priorità a seconda della scala di parametri che si usa per determinarli, cioè nel senso che se si pensa evidentemente a parchi, il parco di Montesole per il suo valore storico, per il suo valore politico, per il suo fatto di ricordare alla memoria con un elemento di presenza attiva attraverso il fatto che ci sta la gente dentro, che ci va la gente, è certamente un progetto di grande importanza, ma questo nulla toglie ad altre priorità. Ambiente, difesa e recupero, rilancio come volano economico, infrastrutture. L'Appennino ha bisogno di risposte allo spopolamento e alla disoccupazione. La viabilità e la possibilità di raggiungere queste località è decisiva dal punto di vista economico e degli insediamenti, è decisiva dal punto di vista che anche gli insediamenti artigianali e industriali possano competere oppure possano continuare ad essere presenti su questo territorio. Poi ci sono altre questioni che ci stanno preoccupando, un esempio solo, nel prossimo anno entrerà in vigore di fatto la riforma della scuola elementare, che all'interno del nostro territorio, se non tiene conto di parametri che non possono essere uguali a quelli di grandi centri urbani come la città di Bologna, ma non tengono conto di cosa significa per l'insediamento e per la presenza nel territorio della gente di adoperare schemi e parametri che sono diversi, anche questo risulterà uno dei colpi mortali che verrà inferto al problema della montagna.